Adam Carmon, nel 2014, come si sconfigge il male? L'unico modo per potersi liberare da qualsiasi forma di strumentalizzazione, indipendentemente da quanto potente possa essere l'origine, è quella di portare nelle scuole, nelle famiglie, l'insegnamento del rispetto reciproco. Sembra lapalissiano, sembra una cosa semplice, ma nessuno l'ha mai fatto. Insegnano tutto, ma non insegnano questi concetti basilari. Ci sarà sempre bisogno di un'autorità fin quando le persone non saranno educate appunto a questo valore di rispetto reciproco, perché in quel caso imparerebbero ad autogestirsi e laddove le persone cominciano ad autogestirsi, ecco che viene meno l'esigenza di un'autorità. Probabilmente, prendetelo come una fiaba, è questo il motivo per cui non viene portato questo insegnamento nelle scuole, come dico io, perché nell'arco di 2 generazioni soltanto, o massimo 100 anni, avremmo risolto tutti i tipi di problemi. Approfittiamo della tua conoscenza e del tuo immenso sapere. Ci sono state altre civiltà prima, diciamo, dell'avvento della razza umana? Sì, ci sono state altre civiltà. Non ti posso dire di più, però potrei invitare una semplice riflessione. Capire che ci sia stato qualcosa prima dell'attuale Homo sapiens sapiens, che vuol dire uomo moderno, lo si potrebbe intuire già dal fatto che l'uomo moderno ha delle caratteristiche genetiche che vanno in totale contraddizione con la teoria della selezione naturale darwiniana. L'esempio più banale? I capelli. Se fosse vero, ad esempio, che l'uomo discende semplicemente dalle scimmie, i suoi capelli dovrebbero crescere un po' e poi arrestarsi, perché le scimmie, i capelli, cioè il pelo è corto. Le unghie crescono fino a un certo punto e si fermano nelle scimmie. Invece nell'essere umano i capelli continuano a crescere, le unghie diventano anche lunghe metri. Allora, qualcuno mi spieghi, i vari scienziati, come sia possibile che una scimmietta che abbia già avuto la fortuna di subire un insieme di mutazioni tali da ritrovarsi ad avere questa crescita di unghie lunghissime, questa crescita di capelli interminabile, sopravvivere all'interno di un contesto quale poteva essere la giungla di quel periodo. Sarebbe rimasta intrecciata negli alberi e quindi si sarebbe estinta, non avrebbe neanche potuto portare questo gene, se dominante, a tale livello di maturazione da potersi accoppiare con appunto una femmina e dare origine quindi a un altro mutante e così via. Quindi se non deriviamo dalle scimmie, come diceva Darwin, siamo nati, com'è nata la razza umana? Ibridizzazione significa, cosa che può confermare qualsiasi genetista, prendere il genoma di una specie già evoluta, come sta già facendo in realtà l'uomo, se via in forma non ufficiale, incrociarla con un'altra specie che può essere appunto una scimmia, un primate, silenziare tutte quelle parti di genoma non funzionali, e effettivamente se andrete a osservare una mappatura appunto di un essere umano, del genoma di un essere umano, vi accorgerete che ci sono tutta una serie di sequenze che inspiegabilmente sono silenziate. Come se Madre Natura avesse, a differenza delle altre volte, selezionato quali parti dovevano essere mute e quali dovevano parlare per dare origine a quella meraviglia che è appunto di forma di vita autocosciente che è l'essere Chi è l'artefice di questo, diciamo, di questo esperimento, umano. insomma? Allora, gli ebrei li chiamavano Elohim, gli accadici Ilum, e ancora prima i sumeri li chiamavano Anunnaki. An cielo, non scesi da chi terra, cioè coloro che dal cielo scesero sulla terra, ossia una forma di vita che qualcuno asserisce provenire dallo spazio profondo, qualcun altro, tipo ad esempio anche il sottoscritto, invece questo non te lo posso dire, però ti posso dire che la prima civiltà è molto più terrestre dei terrestri stessi. Allora, i dinosauri sono vissuti 200-300 milioni di anni. 200 milioni di anni è un periodo molto lungo. Poi, 65 milioni di anni fa, sarebbe arrivato questo fantomatico meteorite e li avrebbe estinti. L'uomo sarebbe praticamente, si sarebbe evoluto da uno stato di scimmietta arboricola o primate o quello che volete, in meno di 1 milione di anni sarebbe passato dalle 4 zampe o dagli alberi a realizzare interi mondi virtuali all'interno di micro supporti. Cioè, capite che è inverosimile. Capisco il pollice opponibile, capisco i capelli che sono lunghi, ma allora, per la legge di probabilità,
I dinosauri a maggior ragione si potrebbero essere evoluti in qualcos'altro. Poi, questa forma umanoide potrebbe essere andata talmente avanti nell'evoluzione da cominciare a sperimentare, esattamente come sta facendo adesso l'essere umano, cosa significa essere dei creatori per ritracciare le stesse origini e quindi cominciare a terraformare altri pianeti. E qui arriviamo al punto. La maggior parte di persone, avendo una cultura antropocentrica, sono convinte che la Terra sia il centro dell'universo, ancora oggi, nonostante, e non sanno che invece esistono ben 17 miliardi di Terre, e questa non è una teoria. Gli alieni, diciamo, sono tra noi ancora adesso? Cioè qualcuno comunica con loro? La domanda poteva essere: gli alieni esistono? E ti dico sì. Ma sono qua nella Terra, sono in mezzo a noi? Io credo proprio di sì. Parliamo di un argomento che, diciamo, ti interessa molto, visto che hai fatto anche un libro di grandissimo successo. A proposito, quando il secondo? Prestissimo, è imminente, imminente. A proposito di Illuminati, ma nella piramide del, diciamo, del potere, dei poteri forti, c'è qualcuno che sta al di sopra degli Illuminati? Allora, esistono due tipi di illuminati. Esistono gli illuminati delle lobby affaristiche, che hanno preso questo nome perché ispirati da una civiltà realmente esistita tanto tempo prima, il cui vero nome però era Splendenti o Serpenti, perché derivavano entrambi, cioè questi due nomi, partono da una traduzione imprecisa di un termine che si chiama Noh, che vuol dire, appunto, può essere interpretato come luminosi, splendenti, ma anche serpenti, semplicemente cambiando le vocali di interpretazione. Questa civiltà di cui sto parlando io sono i veri illuminati e sono una civiltà che ha una genetica differente. Potrebbero essere considerati, ecco, degli ibridi. E ritorniamo al discorso principale, come tutto si ricollega. Un illuminato della civiltà originale, essendo un ibrido, ha delle caratteristiche genetiche particolari. Nasce dalla fusione, una fusione intelligente di un genoma di una specie che i sumeri appunto chiamavano Anunnaki, direttamente col genoma degli esseri umani. Quindi in un certo senso gli Illuminati paradossalmente sono figli di questa civiltà originaria e degli umani stessi. Sono stati creati come guardiani degli esseri umani, perché gli esseri umani nati invece dalla fusione del genoma degli Anunnaki col genoma dei primati da subito si erano dimostrati altamente instabili. Allora, o andavano estinti come è successo per le cinque civiltà precedenti, basta scavare un po' ed essere un po' indipendenti e vedere come stanno veramente le cose, oppure magari rimasero colpiti dal fatto che l'Homo sapiens si sedeva davanti a un fiore, lo contemplava e ne contemplava la bellezza. Siccome i creatori, gli Anunnaki, non hanno emozioni, vedete, un errore che si fa spesso è dare per scontato che altre civiltà, magari anche più evolute dell'essere umano, abbiano le emozioni. E invece no, perché le emozioni derivano dai primati, che hanno una parte del cervello adibita quindi all'istinto e all'emozione. Quindi voi immaginate una specie creata da questa forma di vita evolutissima chiamata Anunnaki, che si dimostra capace di emozioni. Voi la contemplate e contemplate loro che guardano un fiore e lo guardano in estasi, oppure l'amore, la sofferenza, il pianto. Una specie che è soltanto raziocinio e istinto rimane affascinata da questa cosa. Ora immaginate che per caso abbia preso i neurotrasmettitori del genere umano e se li sia per esperimento iniettati per capire che cosa sono queste emozioni, e ne siano rimasti talmente affascinati da decidere di non sterminarli, nonostante siano capaci sì di slanci tanto altruistici, ma anche di atti ignobili e autodistruttivi. Ecco quindi che si creò l'esigenza di dare origine a una nuova specie più intelligente del genere umano, anch'essa con le emozioni, ma essendo ottenuta dalla fusione direttamente con l'Homo sapiens, più autocontrollata, e posta lì, laddove nessuno avrebbe mai pensato di cercarla, ed educata a controllare come guardiani, avendo una tecnologia superiore, l'evoluzione del genere umano affinché non si autodistruggesse insieme alla Terra e a tutto il suo ecosistema. E infatti, se guardate la storia dell'uomo, e conoscendo quelle pazzie in grado di arrivare, è un miracolo che non si siano ancora autodistrutti gli umani, o sbaglio? Quindi, diciamo, le emozioni sono la nostra salvezza, tra virgolette.
Per un soffio stavano per essere la fine, però il fatto che queste emozioni, grazie all'armonizzazione con l'intelletto, rendono un essere umano in grado anche di compiere delle imprese mirabolanti altruistiche che chi ha soltanto raziocinio non riesce a compiere, perché si fa soltanto, si fa o non si fa, è logico, è funzionale, allora si fa, è illogico, è distruttivo, non si fa, però con gli esseri umani si è imparata anche la funzione del grigio, non può essere sempre tutto bianco, tutto nero. E se magari fosse vero che questi Anunnaki si hanno cominciato a iniettarsi e a modificare gradualmente il proprio genoma, scoprendo la bellezza delle emozioni e quindi imparando anche un pochino lo squilibrio, sarebbe anche plausibile e giustificabile il motivo per cui una fazione di questi Anunnaki sarebbe stata imprigionata su questo pianeta o esiliata da quelli che invece non se l'erano iniettate, e corrisponderebbero magari i cosiddetti Fallen Ones, gli angeli caduti, i caduti, che guarda caso, se andate a leggere anche la stessa Bibbia, troverete che trovarono le femmine degli uomini. In realtà è tutta una metafora. E adesso sapete chi sono i famosi eroi, appunto, che potete leggere nel libro di Enoch, o in quella parte del libro di Enoch presente nella Bibbia, che furono appunto figli degli angeli e le umane. E infatti, cosa vi ho detto prima? Ibridizzazione. Anunnaki, umani, illuminati. Del resto è logico, se esistessero soltanto gli illuminati, che siano quelli delle lobby, siano quelli genetici di cui sto parlando, l'essere umano, per come ragiona, per come agisce anche in modo contraddittorio, il fatto che è incapace di organizzarsi e cominciano a litigare fra di loro anche quando ottengono dei risultati, ma sarebbe già stato schiavizzato, ma da tanto di quel tempo non arrivava neanche a fare la prima guerra mondiale. E le lobby affariste hanno organizzato una serie di eventi a tavolino, perché hanno i mezzi per poterlo fare, e hanno scritto praticamente tutta la storia che voi state leggendo sui libri. È come una sceneggiatura di un film. Il nazismo, il comunismo. Quanti di voi sapevano che il comunismo è stato creato dal capitalismo? Secondo te raggiungeranno l'obiettivo di portare, diciamo, gli esseri umani e la civiltà a 500 milioni di persone? Per fortuna la fazione umanista, che è quella che circola in mezzo alle persone, che magari uno può ritrovare anche dove non si aspetta, che diciamo il bene, tra cerca di divulgare dei valori costruttivi. Perché? Per dimostrare ai vertici degli illuminati, tesi appunto quelli geneticamente evoluti, che gli umani meritano una possibilità. Voi dovete immaginare una divisione gerarchica, sovrasemplifico, di questo tipo. Quindi due consigli, uno a favore degli umani, uno che li vuole invece ridurre a schiavi a 500 milioni di abitanti, e un vertice, che in gergo viene chiamato il re del mondo. Molte persone credono che vivere in superficie sia una dimostrazione di libertà e che sia un premio, ma se tenete conto di terremoti, maremoti, uragani, ultravioletti e via dicendo, cominciate a capire, per non parlare di asteroidi, capite che vivere in superficie non è che sia proprio questo grande premio. Una tecnologia molto evoluta, invece, vi dico che potrebbe vivere in profondità e realizzare interi imperi prendendo l'energia, un'energia che potreste chiamare, anzi veniva chiamata Vril, Vril, esatto, semplicemente attingendola dalla radioattività delle rocce o dal nucleo terrestre. Chiudiamo l'intervista con una considerazione. Adam Cadmo, rivelazioni, prima serata, Italia 1. 21:30. Te lo saresti mai aspettato? No. E ringrazio anche di questo appunto gli ascoltatori che hanno avuto tanta fiducia in me e nelle produzioni dell'Aquadrio. Cos'altro dire? Un abbraccio. Adam.